Forse c'è una piccola componente di verità in questo, da qualche parte. Se arriva un alieno, è una cosa davvero fantastica. Qualcosa di assolutamente nuovo è entrato nella nostra vita. Gli esseri umani hanno sempre fatto cose incredibili, ma non hanno mai fatto notizia. Ho letto alcune teorie sul fatto che tutti gli dei siano alieni, che hanno molta tecnologia utile e strumenti da tanto tempo. Che cosa ne pensi? Grazie. Siccome di solito, quando dici Dio, le persone guarderanno in su, quindi devono essere alieni. Chiaramente non risiedono su questo pianeta, quindi devono essere alieni. So che ci sono teorie e teorie che circolano. Per ogni cosa che non sai spiegare, che è successa su questo pianeta, vuoi inventare una storia fantastica che qualcun altro debba essere venuto a farlo. Non dico neanche che non sia affatto possibile, ma penso che il 95% sia solo pura immaginazione. C'è un elemento di verità del 5% in questo. Non posso negarlo dopo essere stato a Manasarovar sul Kailash. È un confronto vivo. È un incontro vivo, quindi non posso negarlo, ma ogni cosa che non puoi spiegare, pensare che qualcun altro da qualche parte sia venuto a farla, questo è un problema antico che continua fino ad oggi. Se non sai come qualcosa sia accaduto nella tua vita, deve essere lui che lo ha fatto. Sai, qualcun altro è sempre responsabile di tutte le cose che non sappiamo come siano accadute. Penso che siano congetture al 95%. Forse c'è una piccola componente di verità da qualche parte, forse. Ma invece di inseguire questi pensieri fantasiosi e filosofie e sistemi di credenza, che inizi a vedere alieni che volano nelle tue città, quando vengono e si presentano, ok? Finché non vengono e si presentano, non vengono e stanno qui dicendo Sadhguru, eccomi, vengo da Marte. Fino ad allora possiamo ignorarli. Davvero. Fino ad allora puoi ignorarli. Perché so che stai guardando i film di Hollywood e verranno ad attaccarti e devi prepararti subito. Devi costruire un esercito per combattere gli alieni. Qualcuno si sta arricchendo creando questi pensieri fantasiosi nella tua testa. Devi combattere delle guerre persino con le stelle. Pensavo potessi fare qualcosa di meglio. Pensavo potessi fare qualcosa di meglio, almeno fuori da questo pianeta. Non sei in grado di risolvere i tuoi pregiudizi e... Sai, la rabbia e l'odio che abbiamo generato contro le persone, se non sei in grado di lasciarli cadere, pensavo che almeno gli alieni avremmo potuto accoglierli e fare festa con loro. Ma no, anche con le stelle, guerre. Non la penso così. Se arriva un alieno, è una cosa davvero fantastica. Qualcosa di assolutamente nuovo è entrato nella nostra vita. Ci potrebbe essere così tanto gossip. Potresti condividere così tante cose, le tue opinioni sui pettegolezzi locali. E potrebbero avere i loro. Potrebbe essere un'interazione fantastica. Comunque parli di come siano venuti e abbiano costruito questo, le piramidi, i templi Maya, il tempio indiano del Kailash, sai, si dice questo. In India c'è un tempio detto del Kailash, che non è stato eretto, è stato intagliato in una montagna dall'alto, ok?
hanno portato via circa 4 milioni di tonnellate di roccia. Voglio che tu capisca quello che sto dicendo. È come, diciamo che tutto questo sia una roccia e abbiamo ricavato questa sala da questa roccia, ok? In questo modo hanno scavato un tempio a tre piani con intagli elaborati e dall'alto. È molto difficile per qualsiasi scultore lavorare dall'alto in basso, ok? Ma hanno realizzato sculture come questa, centinaia di figure in pietra e un tempio a tre piani. È una delle cose più incredibili che gli esseri umani abbiano fatto su questo pianeta. Non voglio darne il merito agli alieni. Quando ho visitato per la prima volta questo tempio del Kailash, mi sono sentito orgoglioso di essere un essere umano. Perché quattro generazioni di persone, per 135 anni, forse cinque generazioni o sei generazioni di persone, per 135 anni hanno lavorato allo stesso progetto, ok? Solo con martello e scalpello. Hanno rimosso 4 milioni di tonnellate di roccia e hanno costruito un tempio. Niente è stato costruito, tutto è stato scolpito nella montagna, non in questo modo, dall'alto verso il basso. È l'opera di ingegneria e artigianato più incredibile che gli esseri umani abbiano prodotto sul pianeta. Quando ci sono andato mi si è gonfiato il petto. Ci sono così tante cose che gli esseri umani fanno di cui dovremmo vergognarci, ma ci sono molte cose che hanno fatto di cui possiamo essere davvero fieri. Non voglio darne il merito agli alieni. No, gli esseri umani lo hanno fatto. Gli esseri umani hanno sempre fatto delle cose incredibili, ma non hanno mai fatto notizia. Solo quelli che hanno fatto cose orribili hanno fatto notizia. Anche oggi, non è vero? Quindi non importa chi l'ha fatto, l'hanno fatto gli alieni, l'hanno fatto gli esseri umani. Cosa diavolo stiamo facendo come generazione di persone è molto importante. Creeremo qualcosa in questo mondo per cui le generazioni future guarderanno indietro e diranno «Wow, questa generazione del XXI secolo ha fatto cose davvero fantastiche». Qualcosa che li renderà orgogliosi di essere umani. Non imbarazzati di essere umani. Facciamo qualcosa del genere.